Allora, ragazze, per realizzare il tavolino vi servirà della lamiera zigrinata, cioè questa qui, che dovrete saldare in questo modo creando una croce. Poi un palo innocente di ferro che dovrete saldare al centro in questo modo. Poi del ferro quadrato, di una misura quadrata o lo tagliate voi, vedete voi come fare, in cui dovete prendere la misura, la misura del cerchio, ovvero questa qui, dei bulloni, dove vanno i bulloni. Ecco qui i quattro buchi che avete qua nel cerchio, prendete la misura e con il trapano la forate in questo modo. E poi ovviamente vi servirà un cerchio in lega, io ho questo qua, nel quale dovrete con la carta abrasiva dovrete un po' scartavetrarlo in modo che la vernice venga un po' via e che rimanga opaco per poi fare in modo che possiamo spruzzarlo con la vernice. Allora, ora vi faccio vedere un po' come io scartavetro questa parte qui sotto e questa qua del tubo. E poi vi faccio vedere come faccio quest'altra parte. Ci vediamo dopo. Una volta scartavetrato un pochino, perché ragazzi non riuscirete, guardate, non riuscirete a togliere tutto quanto questa sporcizia, questa parte qui del ferro. Quindi date giusto una botta, magari se avete, come si chiama, la smerigliatrice, con quella riuscirete un po' meglio. Comunque, una volta che avete dato una bella passata anche qui sul palo centrale, vedete? Date una pulita con un panno così, senza metterci niente, con un panno morbido, pulito, senza acqua e senza niente, e lasciatelo da parte. E fate la stessa cosa con il cerchio. Io per scartavetrare uso questa carta qui, che è più leggera. Che però ragazze non mi ricordo perché l'ho comprata tempo fa e non mi ricordo da quant'è, magari lo saprò dire meglio. E poi uso raja, scusa, ok, e poi uso questa qui che è molto molto più pesante. Allora, praticamente come comincio? Comincio con quella pesante, vado a fare di questo. E procedo così per tutto quanto la mia base. Quindi prendo il cerchio, la carta quella più leggera e vado a scartavetrare anche questo come ho fatto per la mia base. Una volta ottenuta questa opacità, vedete? In questo modo. Una volta scartavetrato un pochino, ho ottenuto un po' di opacità del cerchio, che non è più lucido come prima. Non so se riuscite a vederlo. Passate anche qui se no vi sporcate, vedete? C'è ancora della polvere. Passate anche qui un panno pulito, asciutto, e togliete tutta la polvere in eccesso. Ragazzi, mi sono dimenticata di filmarvi quando verniciavo. Comunque è semplicissimo, basta spruzzare la vernice che desiderate sul cerchio, sul coperchio, anche se io poi alla fine ho deciso che quello non lo userò, sulla copertura, sul tappo delle viti, e sulla base. Allora, ho deciso di fare la base argento e il cerchio nero. Ho usato questi colori. Happy Color, questo nero lucido, lo 004, il argento, questo qui della Saratoga, sempre Happy Color. E poi alla fine, per dargli un po' di lucidità, ho usato questo qui. Che è della, non lo so, comunque Made in Italy, è il trasparente lucido. Quindi cosa ho fatto? Semplicemente sono andata a spruzzare
a debita distanza, altrimenti la vernice vi cola, viene uno schifo, sia la base che il cerchio. Ho verniciato anche i, come vi ho detto, le viti che vanno dentro, perché alla fine ho deciso di non mettere più il tappo, quindi questo qui, ma ho deciso di lasciare le viti in modo che si vedano. Qua sopra ovviamente metterò un vetro sopra il cerchio. E vi voglio far vedere la differenza. Questo è il cerchio ancora senza lucido. Mentre questo è la base con il lucido. Quindi ora passo il lucido sul cerchio e ci vediamo dopo.